E bella a tutti ragazzi, sono Gilbe. E raga, sto per iniziare il triple shot con la tracco stream. Triple fit così, così raga, si ritorna così, poi non so No raga, sono veramente contento di essere tornato. Perché è tipo, adesso dovrò andare a vedere raga, non so da quant'è che non faccio un video, però so che è tanto, sono tipo 3 settimane, quasi un mese. E raga, lo so che vi sono mancato perché so che vi manco, vero? No, raga, sono troppo contento perché mi mancava veramente registrare video, anche perché avevo perso quello che... Cioè, io solitamente giocavo perché mi piaceva fare cose che poi mi sarebbero servite poi per registrare video, tipo clip o cose del genere, anche se le clip. Raga, non è che questi 2 mesi sono migliorato così tanto da farle, non le faccio come sempre, però. E quindi avevo perso quella che era, tra virgolette, il mio scopo, perché so che sembra brutto dire gioco per registrare, ma per me è così, gioco perché mi piace farmi vedere giocare, quindi sono veramente felice perché sto tornando, adesso con calma perché non riprenderò quello che era il ritmo di una volta, però, perché comunque estate fa caldo e dovessi anche solo provare a editare con il mio computer. Dopo 3 secondi si surriscalda. Ci saranno 50 gradi qua in Piemonte. Non è che dici qua c'è il mare come, che ne so, in Puglia. No, qua non c'è un cazzo. Ma quest'estate, visto che era l'estate della matura, ho detto, vabbè raga, quest'estate mi spacco un pochettino di più, anziché nerdare come le solite estate. Ho detto, mi faccio qualche viaggettino. Infatti sono andato 3 giorni a Vienna. E raga, ma poi lasciando stare la settimana in Croazia, però sono successe davvero tante cose. E se volete, facciamo così raga, se questo video, che ne so, visto che non posso da tanto, questo video raggiunge gli 80 like, che non sono tanti, però voi vedrete se lo volete, faccio qualche video su alcune storielle che sono successe sia in Croazia sia a Vienna, perché mi sono divertito veramente un sacco. Un piccolo spoiler può essere che sono andato allo stadio, vi faccio vedere, ho preso la maglia della squadra di Spalato, che è una squadra croata, ve la faccio vedere, quella che giocherà con, ha già giocato contro l'Everton e giovedì rigiocherà. Adesso ve la faccio vedere. Cioè raga, non per dire, Hajduk Split. Poi non so, terza maglia di una squadra che non è nemmeno la più forte del campionato croato, sarà la terza classificata. Però ho detto, vabbè, si può prendere, figa, mi piace, quindi l'ho presa. Sono stato in Croazia giustamente, raga, perché avevo un amico croato. Quindi siamo andati lì a casa dei suoi nonni. Ci siamo fatti qualche cenettina gratis, così, tac, 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 tac. Se volete qualche storiella, sapete cosa dovete fare? Dovete solamente lasciare like. Altra cosa, raga, mi sto preparando delle cose su Photoshop e cose del genere per il Cold Wants You. Perché sono veramente carichissimo, raga. Lo spacchiamo sto mondo, lo spacchiamo, conquistiamoci la finale. Andiamo a vincerci il contest, perché raga è una grande occasione, una grande, grandissima occasione per tutta la community Call of Duty. E per questo che, visto che in questi 2 annetti che sono su YouTube, più o meno, cioè, boh, con uno o due video a settimana in media, vorrei sfruttare questa occasione, perché non è un'occasione che capita sempre, quindi mi sto preparando, auguro buona fortuna a tutti quelli che parteciperanno, però... Mi spiace ammetterlo, però dovrò vincere io. Mi spiace. Raga, non so se ho fatto delle clippine su MVR in questi giorni, perché non ho giocato proprio assolutamente nulla. Però su qualche altro Call of Duty dovrei averla fatta qualche clip. Quindi a fine video, raga, vi lascio qualche clip così, giusto per farvi vedere qualche clip di ritorno. Sempre tutte quote feed, raga. Io ho only quote feed, perché le altre clip don't count, cioè. Raga, ho sbloccato l'S-Tac dopo 3 mesi che è uscito, l'ho sbloccato adesso. Perché come sapete MVR non mi fa impazzire come gioco, però ultimamente sto giocando abbastanza questo e Ghost, perché sono gli unici che mi divertono un po', anche se questo gioco mi fa scriverare troppo. Cioè veramente, cioè, la gente che gioca su questo gioco è, penso, la più... Cioè, quelli che giocano su MVR non sono capaci a giocare. Trovi gente camperata che sta 24-7 in sti cazzo di angolettini a fare le easy kill così, senza un reale motivo, senza un reale scopo. Non riesco tanto a usare l'ACOG. Devo imparare ad utilizzarlo. Anche l'S-Tac sto imparando a utilizzarlo, però non è semplicissimo le prime volte. Cioè, raga, io posso capire che uno sia scarso, che abbia iniziato a giocare da poco, però cazzo lì,
Le pistole non devi usarle per giocare nel gioco, devi prendere, spararti in testa e ucciderti. Ma in real life, perché non meriti di giocare a Call of Duty. Cioè, io non penso che gli sviluppatori abbiano creato il gioco per te, perché seriamente meriti di non giocare mai più a Call of Duty, anche tu. Ecco qua. Ad esempio, potevo fare una easy clip, però è meglio non farlo, giustamente, dite voi. Noi le easy clip non le facciamo, raga. Quanto cazzo mi dà fastidio sto coso! Quanto è facile prendere le ricompense su questo gioco? Non potevano farle, che ne so, alzarle di 3 kg a testa. Perché è veramente troppo facile. Ogni partita c'è un cazzo. Che fastidio sto. Ogni partita c'è almeno uno che prende l'elicottero. Io sto seriamente sperando che World War 2 sia un bel gioco. Perché se no, io ammazzo gli sviluppatori di Call of Duty. Cioè, Diego HD, per favore, non giocare mai più alla PlayStation. Perché seriamente non te lo meriti. Cioè, questo qua è un appello a tutti i genitori di bambini che comprano Call of Duty. Vi prego, a Natale, non comprate più Call of Duty ai vostri bambini. Ah, raga, visto che è tornato anche il Sismone, se volete un video highlights con lui su qualche gioco, ma penso MVR, scrivetemi nei commenti hashtag video con Sisma. Perché lo voglio fare, voglio convincerlo a farlo in un video con me, anche se non penso sia contrario, però così, convinciamolo, raga. E fatemelo sapere nei commenti se lo volete, un video highlights, cioè tranquilli, noi giochiamo, e se ci esce qualcosa, qualche clip o qualche stronzata, vi faccio un video, lo taglio e su. Sta raga, io vi lascio le clip perché tanto su Backlot non hitto nemmeno se gioco contro i bot. Poi se faccio hitmarker così, che è inspiegabile, perché un hitmarker sul petto è inspiegabile, cioè o Gesù contro, o non lo so, o Ibra, perché o Ibra o Gesù. Comunque raga, vi lascio le clip, un bel like se siete arrivati fin qua, e ci becchiamo al prossimo video, che non so se sarà quello, direttamente quello di Cosmonsu o altri video. Bella!